La carenza di vitamina D spesso non dipende da una bassa esposizione alla luce solare o ad uno scarso apporto dietetico, ma può dipendere anche dall'esposizione dell'organismo agli inquinanti ambientali oppure ad alcuni farmaci. Questi inquinanti sono le diossine, i policlorobifenili, il bisfenolo A, i ftalati, altri inquinanti organici ed alcuni farmaci che preferisco non citare. Queste sostanze possono favorire l'esaurimento delle riserve organiche di vitamina D perché si legano a un recettore cellulare noto come PXR, che induce l'espressione genica dell'enzima CYP24. CYP24 è l'enzima che distrugge le riserve di vitamina D nell'organismo. E gli inquinanti, legandosi al recettore PXR, lo sovraesprimono. Dunque, le persone che vivono o si nutrono di cibi e bevande fortemente contaminati dai xenobiotici liposolubili rischiano di esaurire le riserve organiche di vitamina D ed accusare i sintomi di carenza. Quindi, se volete mantenere nella norma i livelli di vitamina D, oltre ad esporvi regolarmente alla luce solare e mangiare cibi ricchi di tale vitamina, dovete evitare di assumere cibi inquinati da xenobiotici ed evitare il fumo di sigaretta, lo smog del traffico e vivere il più possibile all'aria aperta. Contribuiscono a mantenere buone riserve di vitamina D anche le sostanze e gli alimenti che favoriscono la detossificazione.